Benvenuti in Piemonte, una regione del nord Italia ricca di storia, cultura e natura. In questo video vi porteremo alla scoperta di alcune attrazioni e luoghi che il Piemonte ha da offrire. Che siate alla ricerca di cultura, avventure all'aria aperta, arte o semplicemente di una vacanza rilassante, il Piemonte ha qualcosa per tutti. Potrete fare escursioni o sciare sulle Alpi, oppure esplorare la splendida campagna in bicicletta o a cavallo. Anche gli amanti dell'arte troveranno molto da vedere e da fare in Piemonte. La regione è famosa per le sue bellissime chiese e per l'arte religiosa, oltre che per la sua scena artistica contemporanea. E non dimentichiamo l'enogastronomia. Il Piemonte è rinomato per i suoi tartufi, i formaggi e i vini, come il Barolo e il Barbaresco. Potete sperimentare le delizie culinarie della regione in uno dei tanti ristoranti locali o visitare una delle tante cantine della zona. La prima tappa del nostro tour in Piemonte è il capoluogo della regione, Torino, una città elegante e vivace che offre tantissime attrazioni per tutti i gusti. Potrete ammirare i suoi splendidi palazzi e piazze come Palazzo Reale, Palazzo Madama e Piazza Castello, contemplare la Cappella della Sindone, visitare i suoi musei famosi in tutto il mondo, come il Museo Egizio, il Museo del Cinema e il Museo dell'Automobile, o fare una passeggiata lungo il Po e salire sulla Mole Antonelliana per godere di una vista panoramica sulla città. Potrete anche esplorare l'impressionante architettura della città e assaggiare la deliziosa cucina locale. Piatti tipici sono la bagna cauda, una miscela esplosiva a base di aglio e acciughe nella quale intingere verdure e ortaggi, il vitello tonnato, il fritto misto alla piemontese, i tagliarin al ragù o al tartufo, i ravioli del plin, il brasato al barolo. E come dolce il bunè e i cioccolatini gianduiotti. Infine, non potete perdere la Basilica di Superga, situata sulla collina che domina Torino. Da qui potrete ammirare una vista a mozzafiato sulla città. Se sei interessato a conoscere meglio i luoghi da visitare a Torino, ti invito a iscriverti al canale. Troverai un video sulle bellezze di Torino. Proseguiamo il nostro viaggio e arriviamo a Venaria Reale, un comune a pochi chilometri da Torino, che ospita una delle più belle e imponenti residenze sabaude, la Reggia di Venaria Reale. La Reggia fu voluta dal duca Carlo Emanuele II di Savoia. I lavori iniziarono nel 1659 e si protrassero per oltre un secolo, coinvolgendo diversi architetti, artisti e artigiani che diedero vita a un complesso di grande valore artistico e storico. La Reggia di Venaria è un capolavoro del barocco piemontese, conosciuto per la sua architettura monumentale, i suoi lussuosi arredi, le sue sale decorate e i suoi magnifici giardini. La Reggia offre numerosi percorsi di visita che permettono di scoprire la sua storia e ammirare le sue opere d'arte. Tra le sale più importanti troviamo la Galleria di Diana, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e la Galleria Grande. La Reggia è circondata da un vasto giardino che si estende per 60 ettari. La visita alla Reggia può essere abbinata a una passeggiata nel centro storico di Venaria, che si trova a pochi passi. Potrete visitare anche il Parco Naturale della Mandria, un'area protetta che si estende su oltre 3.000 ettari. La Reggia di Venaria è uno dei luoghi più belli e suggestivi del Piemonte. È stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997, insieme ad altre residenze sabaude. La Sacra di San Michele è una splendida abbazia immersa in uno scenario altamente suggestivo. È stata fondata tra il 983 e il 987 sullo sperone roccioso del Monte Pirchiriano. Si trova a Sant'Ambrogio di Torino e rappresenta una delle più eminenti architetture religiose di questo territorio. Per raggiungere la Sacra di San Michele potete scegliere tra diverse opzioni. Se volete vivere un'esperienza unica, vi consigliamo di percorrere il Sentiero dei Franchi, un antico itinerario lungo circa 3 km che richiede 1 ora e mezza di cammino.
Una volta arrivati alla Sacra di San Michele, potrete ammirare la sua imponente facciata e il suo portale romanico decorato con sculture e bassorilievi. Entrando nella chiesa, vi troverete davanti alla famosa Scalinata dei Morti, così chiamata perché fiancheggiata da tombe e sarcofagi. La scalinata conduce alla chiesa superiore, dove potrete visitare il coro, il pulpito, l'altare maggiore e la cripta con le reliquie dei santi. Ma senza dubbio la vista più spettacolare è quella che si gode dalla cima della torre campanaria, dalla quale si può ammirare uno dei panorami più suggestivi del Piemonte. La Sacra di San Michele ha ispirato anche lo scrittore Umberto Eco per la stesura del suo romanzo Il nome della rosa e nasconde numerosi simboli e segreti legati alla tradizione esoterica e alpina. Il Lago Maggiore è il secondo lago più grande d'Italia e si estende per 66 km tra il territorio italiano e quello svizzero, dalla pianura padana fino alle vette alpine dell'Ossola. Il Lago Maggiore è un paradiso di bellezza e fascino, con le sue acque azzurre, i suoi paesaggi alpini e i suoi caratteristici paesi che si affacciano sulle sue sponde. Tra le attrazioni più famose del lago abbiamo le isole Borromee, un arcipelago di 3 isole e 2 isolotti. La più nota e visitata delle isole è Isola Bella, nota per i suoi splendidi giardini e il maestoso Palazzo Borromeo. Deve il suo nome alla bellezza del suo palazzo barocco e del suo giardino all'italiana, ricco di fiori, piante esotiche, fontane e statue. Il palazzo ospita una ricca collezione di opere d'arte, arredi, tappezzerie e una galleria di quadri dei Borromeo. Il giardino è suddiviso in 10 terrazze a forma di piramide, che raggiungono i 37 metri di altezza. Isola Madre è la più grande e la più antica delle isole. È famosa per il suo giardino botanico, che ospita specie rare e pregiate di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Il giardino è abitato anche da pavoni bianchi, fagiani dorati e pappagalli. L'isola dei pescatori è l'unica abitata tutto l'anno da una piccola comunità di pescatori. Qui si possono assaggiare piatti di pesce locali e godere della vista sulla bellissima baia di Stresa. Oltre alle isole, il Lago Maggiore offre anche molte altre attrazioni, come le città costiere di Stresa e Verbania, che rappresentano le nostre prossime attrazioni. Stresa si affaccia sulle rive del Lago Maggiore. È famosa fin dall'Ottocento per la sua atmosfera raffinata e i suoi visitatori eccellenti. Qui soggiornarono personaggi illustri come Stendhal, Flaubert, Hemingway, Dickens e Churchill. Stresa offre al visitatore un elegante lungo lago dove si possono ammirare ville signorili e sfarzosi alberghi in stile liberty, come il Regina Palace. Il lungo lago è il luogo ideale per piacevoli passeggiate con vista sulle isole e sulle montagne. Da qui partono anche i battelli e i motoscafi per raggiungere le isole Borromee. Si può visitare il Parco Pallavicino, un giardino botanico e zoologico che ospita oltre 40 specie di animali. Si può poi raggiungere il Parco Nazionale della Val Grande. Stresa è una perla del Lago Maggiore che vi conquisterà con il suo fascino e la sua vivacità. Verbania è una graziosa città situata sulle sponde del Lago Maggiore e offre viste mozzafiato sulle montagne circostanti e sulle acque del lago. Una delle attrazioni più popolari della città è Villa Taranto, un giardino botanico di fama mondiale che ospita migliaia di specie di piante provenienti da tutto il mondo. La storia di Villa Taranto inizia nel 1931, quando un capitano scozzese acquista la proprietà dalla famiglia Borromeo. Il capitano era un appassionato di botanica e voleva creare un giardino che ospitasse le più belle e rare specie vegetali provenienti da tutto il mondo. Tra le attrazioni più spettacolari ci sono i giardini tematici, come il giardino delle azalee, il giardino delle camelie e il giardino giapponese, i laghetti e le fontane. Il giardino ospita anche numerose specie di alberi, tra cui cedri, tassi, faggi, castagni e pini.
che offrono un'esperienza sensoriale unica durante le diverse stagioni. Inoltre, Villa Taranto è famosa per la sua vasta collezione di tulipani, con più di 300 varietà di tulipani diversi in fiore durante la primavera. Potrete anche osservare le piante esotiche, come le palme, i bambù, i banani e le felci arboree. Potrete infine contemplare gli alberi secolari come i cedri del Libano, le sequoie giganti e i ginkgo biloba. Il giardino è aperto al pubblico dalla fine di marzo alla fine di ottobre. La visita ai giardini di Villa Taranto è un'esperienza indimenticabile che vi farà scoprire la bellezza e la diversità del mondo vegetale. Le Langhe sono una zona collinare del Piemonte meridionale, famosa per i suoi paesaggi vitivinicoli, i suoi borghi storici e le sue specialità gastronomiche. Sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2014 per il loro valore culturale e ambientale. Le Langhe si estendono tra le province di Cuneo e Asti e sono la patria di alcuni tra i migliori vini d'Italia, come il Barolo, il Barbaresco, il Dolcetto e il Nebbiolo. Le colline delle Langhe sono ricoperte di vigneti, noccioleti, castagneti e borghi antichi, che offrono scorci incantevoli e suggestivi. Tra i luoghi da non perdere ci sono Alba, la città del tartufo bianco, Barolo, con il suo castello e il museo del vino, La Morra, con il suo belvedere panoramico, Grinzane Cavour, con la sua fortezza e la cappella del Barolo, Serralunga d'Alba, Neive, uno dei borghi più belli d'Italia, Monforte d'Alba e altri ancora. Il tartufo bianco d'Alba è il prodotto più pregiato e ricercato della gastronomia locale. Si consuma fresco su piatti semplici come uova, pasta o risotto. Il Roero si trova nella parte nord-orientale della provincia di Cuneo ed è noto per i suoi vini bianchi, come il Roero Arneis, ma anche per i suoi frutti di bosco, il miele e i formaggi. Le Langhe e il Roero sono due territori che vi conquisteranno con la loro bellezza naturale, la loro ricchezza culturale e la loro eccellenza enogastronomica. Un luogo ideale per chi ama il buon vino, il buon cibo e il buon vivere. Situata ai piedi delle Alpi Biellesi, Biella è una città che vanta una ricca storia e un patrimonio culturale di notevole valore. Grazie alla sua posizione geografica, Biella offre anche splendide viste panoramiche sulle montagne circostanti. Il Santuario di Europa è un complesso religioso dedicato alla Madonna Nera, situato a circa 12 km da Biella, a 1159 metri di altitudine. Nel 2003 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il Santuario di Europa comprende diversi edifici e strutture, tra cui la Basilica Antica, costruita tra il XVI e il XVII secolo e decorata con stucchi e affreschi, la Basilica Nuova, dotata di una cupola alta 80 metri, la Cappella della Madonna Nera, il Sacro Monte di Europa, un percorso devozionale composto da 12 cappelle che illustrano la vita di Maria, e il Museo del Tesoro, che espone oggetti preziosi donati al santuario nel corso dei secoli. Ma il Santuario di Europa non è solo un luogo di culto. Essendo situato in un ambiente naturale mozzafiato, è anche una meta per gli amanti della natura e delle escursioni. Ci sono molte passeggiate e sentieri che partono dal santuario e che offrono splendide vedute sulle montagne e sulla valle sottostante. Parallo Sesia è una città del Piemonte nord-orientale situata nella valle del fiume Sesia ai piedi delle Alpi Biellesi. La vera perla di Parallo Sesia è il Sacro Monte di Parallo, un complesso religioso dedicato alla vita di Gesù, situato a circa 600 metri di altitudine sulle pendici del Monte Tre Croci. Nel 2003 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il Sacro Monte si compone di 45 cappelle che illustrano le scene della vita pubblica e della passione di Cristo, arricchite da statue in terracotta e da affreschi sulle pareti. Il Sacro Monte di Parallo è anche un luogo di natura e cultura, circondato da un parco naturale che offre numerosi sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta. Vi consigliamo poi di fermarvi a Novara, una città che ha un'importante storia e cultura. La città ha un grande patrimonio artistico e architettonico, tra cui la Basilica di San Gaudenzio e il Broletto, l'antico palazzo comunale.
La prossima tappa è la sorgente del Po, situata sul Monviso. Il Monviso è la montagna più alta della regione, con i suoi 3.841 metri di altezza. Questo maestoso gigante si trova nella zona delle Alpi Cozie. È una meta ambita dagli alpinisti e dagli escursionisti, che possono raggiungerlo attraverso diversi itinerari di varia difficoltà. Tra i più famosi troviamo la via normale dal versante sud-est, che parte dal rifugio Quintino Sella. Il Monviso è il luogo dove nasce il fiume Po, il fiume più lungo d'Italia e il principale corso d'acqua del nord Italia. Il Po sgorga convenzionalmente da una roccia ben segnalata a Pian del Re, un pianoro a 2020 metri di altitudine. Da qui il Po inizia il suo percorso di oltre 650 km verso l'Adriatico, attraversando numerosi paesaggi e città. Il Forte di Fenestrelle è un complesso fortificato che si estende per 3 km lungo il fianco della montagna, da quota 1100 a quota 1800 metri. È formato da tre forti principali, collegati da un tunnel al cui interno corre una scala coperta con 4000 gradini, la più lunga d'Europa. Il forte fu costruito per difendere il confine con la Francia e impedire eventuali invasioni. Oggi si può visitare con diverse modalità, a seconda del tempo e della preparazione fisica. Situato nella Valle di Susa, a circa un'ora di auto ad ovest di Torino, il forte di Exil è una delle più grandi fortezze della regione Piemonte. Il forte fu teatro di assedi, battaglie e tradimenti, ma anche di episodi leggendari, come quello della Maschera di Ferro, un misterioso prigioniero che vi fu rinchiuso tra il 1681 e il 1687. Il forte ha una struttura imponente e articolata che si estende per 400 metri di lunghezza e 50 metri in altezza. È formato da diversi edifici e opere difensive, come il mastio, le caserme, le polveriere. Oggi il Forte di Exil è aperto al pubblico e offre una vasta gamma di attività per i visitatori, tra cui visite guidate, mostre ed escursioni. La Valle di Susa offre molte opportunità per escursioni a piedi o in bicicletta e gli amanti della natura apprezzeranno le numerose riserve naturali e i parchi della zona. E con questo si conclude il nostro viaggio alla scoperta di questi splendidi luoghi. Il Piemonte offre molto di più di quanto abbiamo mostrato in questo video. E vi invitiamo a scoprire e sperimentare la bellezza e l'autenticità di questa terra di montagne, valli, colline e pianure. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Grazie per averci seguito e alla prossima!